Io cerco di dare il massimo, darò il cuore sicuramente per questa maglia, per questa società, per questi tifosi che sono tanti e sono spettacolari. Darò il massimo dell'impegno. Purtroppo sono andato via, come hai detto benissimo, volevo rimanere, ma ci sono state delle complicazioni che io, diciamo, mi ha messo un po' un bastone tra le ruote per ritornare. Oggi me la godo, sono contento che il Catania sia rimasto in Serie A e sono felicissimo di essere tornato. Assolutamente sì, perché calcisticamente, e non solo calcisticamente, perché ho lasciato e ho ritrovato tantissimi amici, quindi sono stati 6 mesi bellissimi per la mia vita. No, nel senso che non so, forse le società si erano messe d'accordo per riscattarmi all'epoca quando ero venuto qua in prestito e poi il Chievo ha alzato il prezzo ed ero in prestito, sì, c'era il Catania che voleva riscattarmi, ma hanno alzato il prezzo di molto. Sono stato a casa, sì, è vero, sono stato anche a Catania, ma ogni tanto vengo qua e c'ho degli amici. E non sapevo, avevo sentito tramite amici che girava il nome, però io personalmente non avevo avuto contatti. Ci speravo di ritornare perché 4 anni che sono via e speravo prima o poi di tornare. E finalmente oggi è il giorno. È stato già assegnato il numero di maglia? 12? Ho preso il 12. Sì, il 12 è il mese in cui è nato mio padre. Il 15 l'ho occupato che è stato quello della promozione, ce l'ho tatuato addosso, ero occupato da Morimoto e ho preso il 12. Solamente il 12 è il numero di un Un portiere. portiere. È un numero un po' strano, però particolare, mi stuzzica e spero che mi porterà fortuna. Cioè, A me. 12, il 15 è il giorno della promozione? No, il 15 è l'anno in cui è nato, è il giorno in cui è nato mio padre Il e ce 12? l'avevo il Ah, il 15 15. e Il il 12 mese è il 12. ok. E ce l'avevo l'anno della promozione, il 15. Questa trattativa è nata che 3-4 giorni prima, verso il 27, così ho sentito il direttore e lui mi ha detto: ma se faccio la pazzia che ti riporto indietro? E io gli ho detto: direttore, la faccio la pazzia perché sarei contento. E poi da lì è stato tutto un susseguirsi. Sono contento perché, beh, poi l'anno dopo che siamo venuti col Catania, io ho giocato un anno in Serie A e ho fatto qualche partita col Chievo, pur giocando delle buone partite. Poi l'anno dopo sono andato via a Bari e ho fatto 6 mesi col Chievo, 6 mesi col Bari. Posso dire che anche a Bari ho ritrovato una piazza che mi ha voluto bene. I tifosi, anche quando sono ritornato a Bari con la Salernitana, che l'anno scorso ho giocato la Salernitana, mi hanno voluto sotto la curva, mi hanno applaudito e per me è stato emozionante, cioè, perché solo un ragazzo quando gioca 6 mesi là lascia un bel ricordo così, vuol dire che più che calcisticamente, forse umanamente, è dato sudore a quella maglia, perché poi non sempre tutte le partite magari si giocano bene, però se vedi che ti impegni la gente poi ti dà dimostrazione di volerti bene. E purtroppo non ho visto le partite, sono onesto, perché stavo seguendo il Chievo perché ero lì con loro e so che ha fatto delle buone partite anche a Parma, ma purtroppo è stato bravo il loro portiere, ha fatto delle belle parate, ho sentito. E io sicuramente penso che è una buonissima squadra, è formata da giocatori importanti, giocatori che hanno fatto la categoria, giocatori che stavano l'anno scorso. Quindi sono sicuro che sarà siamo una squadra ottima. Guarda, se devo essere sincero, Catania la considero la mia casa. Mi spiego perché non so perché prima ancora che giocassi, perché quando andavo su a nord, partivo sempre da Catania e mio padre viene al lavoro qua a Catania, quindi diciamo che è più spostato verso Catania che verso Palermo. Sicuramente. Sarà una po sensazione positivissima perché lui capisce i giocatori dato che ha smesso da poco e sono sicuro che è un ottimo allenatore. Le tue condizioni fisiche in questo momento? No, sono ottime, ho fatto anche qualche amichevole, qualche partita, quindi va bene, mi sono sempre allenato senza mai saltare un allenamento. Sì, terzino sinistro, però se c'è da adattarsi e c'è bisogno, ho fatto anche il centrale in passato, se c'è da adattarsi mi adatto. L'ho fatto anche, però diciamo che la mia posizione, quella che preferisco, è terzino sinistro. Beh, qua c'è una differenza, che qua vengono 20-25 mila spettatori e se lo stadio ne contiene 40, vengono tutti 40. Là,
sono 2000 tifosi, quando giochiamo contro le grandi squadre vengono 10.000, ma 8.000 fanno tifo per loro. Moglie Quindi fidanzata, tutto per sembra di giocare fuori casa, qua invece è un'altra cosa.